importante, prima di tutto perché partecipiamo a diversi studi di fase 3 che poi vanno a cambiare la pratica clinica, ma non solo quello, perché comunque ci sono diversi centri d'Italia che pubblicano soprattutto dati di real world, quindi esperienze proprio dei nostri pazienti che abbiamo normalmente in ambulatorio, dove danno per lo più uno sguardo sulle diverse caratteristiche dei pazienti, le diverse risposte ai trattamenti, dove spesso gli studi di fase 3 non ci danno queste risposte, per cui è credo molto importante l'approccio, il contributo che andiamo noi su questa patologia a livello mondiale.